Siamo in diretta. Buonasera a tutti e bentrovati agli appuntamenti del giovedì sera con l'associazione tradizionale Pietas. Io do come sempre il mio saluto a Giuseppe Barbera, presidente dell'associazione e pontefice massimo della comunità gentile di Pietas. Buonasera Giuseppe. Buonasera Leonardo, buonasera a tutti gli amici che ci seguono da casa. Riprendiamo questa sera a trattare il filone della terapeutica nel mondo antico. Lo avevamo interrotto per una puntata giovedì scorso perché il calendario era il 27 gennaio e ci aveva suggerito di ritagliarci uno spazio per approfondire il tema della tolleranza, ed è stata una puntata fra antico e contemporaneo che abbiamo visto ha incontrato il vostro favore. Oggi ci rimettiamo sul binario che da qualche settimana, fin dall'inizio della ripresa dei video a gennaio, avevamo iniziato ad esplorare, ed è quello appunto della medicina terapeutica nel mondo antico. Nelle due puntate precedenti Giuseppe prima aveva introdotto l'argomento con una puntata generale riferita ad Asclepio e Esculapio, diciamo, esplorandone i diversi aspetti, e poi eravamo entrati in un ambito un po' più tecnico analizzando invece il tema dei cicli lunari, anche con qualche passaggio piuttosto ostico che grazie a Giuseppe siamo riusciti a comprendere, e anche rimarcando come quella dei cicli lunari non sia affatto un'esclusiva delle civiltà mesopotamiche o non indo-europee, perché proprio l'analisi di Stone Age con tanto di immagini e riferimenti certi ci ha invece confortati da questo punto di vista. Oggi aggiungiamo un terzo tassello alla nostra riflessione. Vedete scorrere nel banner il titolo Le divinità terapeutiche classiche. In realtà la puntata avrà sostanzialmente due poli che noi cercheremo di sviluppare. Il primo è quello legato alle sanaciones, cioè le cosiddette guarigioni miracolose, e questo è un tema particolarmente interessante perché siamo culturalmente abituati a credere che i miracoli, in ambito sanitario in particolare, siano una specie di monopolio del cristianesimo. In realtà non è affatto così. Giuseppe ci spiegherà il perché, anche confortato da tutta una serie di evidenze archeologiche, quindi diciamo sarà particolarmente prezioso ascoltare il suo ragionamento, e naturalmente anche qui cercheremo di riattraversare criticamente tutta una serie di spunti con cui noi spesso anche oggi ci confrontiamo, ad esempio i luoghi in cui queste guarigioni miracolose avvengono. Pensiamo oggi a quanta gente si reca a Lourdes, sarà interessante capire cosa c'era lì prima della composizione attuale, quale può essere la forza di un luogo rispetto a queste guarigioni, e soprattutto che significato davano gli antichi a queste guarigioni, come ce le raccontavano, come le descrivevano. Quindi sarà, ecco, una prima parte di puntata che si concentrerà su questo e sarà propedeutica introduttiva all'argomento vero e proprio, che è appunto quello delle divinità terapeutiche classiche. Un assaggio l'abbiamo già avuto nelle prime puntate di questo filone, ma anche nelle precedenti, dove molte divinità sono comunque state esplorate con puntate tematiche precise, e tuttavia questa sera anche alcune divinità già trattate, e ci preoccuperemo di analizzarle proprio dal punto di vista che questa sera ci interessa. Io dividerò in due il segmento di analisi: da una parte le divinità cosiddette maggiori, e quindi parleremo di Apollo, di Venere. Questa sarà una parte particolarmente interessante se pensiamo a tutte le malattie trasmissibili sessualmente, ma poi ci sarà anche una parte su Minerva Medica, ci interrogheremo sul concetto presso gli antichi di salute pubblica, che è un concetto che diciamo può essere sviluppato in maniera ampia. E poi ci sarà invece un secondo filone sulle divinità cosiddette minori. Sapete che i romani parcellizzavano gli eventi e a ognuno di essi legavano una divinità con la quale rapportarsi. Noi ne abbiamo parlato nella puntata di molti mesi fa sulla gioventù, che era una puntata che come dire, iniziava con il parto e la nascita del bimbo e lo seguiva nei suoi primi anni, ecco, diciamo, seguendolo nella sua crescita. Noi abbiamo raccontato anche tutti i passaggi rituali e tutte le divinità e i culti legati alla nascita di un bambino e al suo sviluppo. Quindi anche in questo caso
anche in ciò che si lega alla salute, ai mestieri della salute, al medico, al farmacista, vedremo che i romani comunque avevano la loro rete cultuale ben sviluppata e Giuseppe ce la descriverà. Lo schema della puntata ormai noto sarà il solito, io vi invito come sempre a partecipare, credo che larga parte di questa puntata, che appunto sfiora anche argomenti con cui noi siamo abituati a rapportarci ogni giorno, saprà stimolare la vostra curiosità e non mancheranno nemmeno stasera, come sempre, i consigli per la lettura. Allora, io non rubo altro tempo, iniziamo a entrare subito nel vivo. Giuseppe, allora, cosa sono queste sanaciones e quali sono le evidenze archeologiche che ce le raccontano? Allora, nei giorni scorsi abbiamo parlato di un manuale di epigrafia greca, quello della Guarducci. Bene, in questo manuale abbiamo tre esempi che vengono riportati di sanaciones, quindi persone che vengono sanate presso templi di Asclepio o di Esculapio e che lasciano delle testimonianze. Le cosiddette epigrafi di sanaciones sono una marea, ce ne sono tantissime. Prendendo spunto dalla Guarducci, noi ne prendiamo tre. Allora, la prima proviene da Epidauro, da una stele di sanaciones, quindi una stele dove sono stati riportati, incisi diversi miracoli di guarigione. E, la prima, appunto, dice: al Dio, buona fortuna, guarigioni di Apollo e di Asclepio. Cleò fu incinta per 5 anni. Costei, incinta già da 5 anni, venne supplice al Dio e giaceva nell'abaton. Non appena ne fu uscita e si trovò fuori nel santuario, partorì un bambino, il quale appena nato si lavava da sé alla fontana e andava in giro con la madre. Avendo ottenuto questi favori, ella fece scrivere sul ricordo votivo non la grandezza della tabella è degna di ammirazione, ma lo è la divinità. Per 5 anni, infatti, Cleò portò un peso nel ventre, fino a che giacque nell'abaton e il Dio la rese sana. Quindi qui parla di una gravidanza veramente particolare, insolita, quasi impossibile. C'è un bambino che rimane per 5 anni nel ventre, è che i medici del Tempio di Esculapio riescono incredibilmente a risolvere. Poi prendiamo invece da Lebena, sempre dove stava un altro Tempio di Asclepio, un'iscrizione che dice: Asclepio ordinò a Demandros, figlio di Calabis, Gortino, sofferente di sciatica, di venire a Lebena, perché lo avrebbe curato, e appena fu venuto lo tagliò durante il sonno ed egli guarì. Si menziona una pratica in uso fino al 1800 per contrastare la sciatica, ossia ancora in Grecia nel XIX secolo utilizzavano fare dei tagli con dei bisturi sulla pelle, delle incisioni, per allentare la morsa dei muscoli e dei nervi e consentire così il superamento del dolore della sciatica. Pare che questa derivi proprio da un uso antico e quindi questa epigrafe richiama a tutti gli effetti un intervento di chirurgia primordiale applicata presso i templi di Esculapio. Invece è incredibile una lastra di marmo con testi di sanaciones proveniente dall'isola Tiberina, da dove ne sono emerse tantissime durante la sistemazione degli argini del Tevere dopo l'unità d'Italia, e qui emerge una lastra molto interessante databile tra il 211 e il 217 dell'era volgare, scritta in greco, quindi questo testimonia una frequentazione da tutto l'impero di questo tempio di Esculapio sull'isola Tiberina. In quei giorni a un certo Gaio Ceco il Dio ordinò per oracolo di andare al sacro podio e di rendere omaggio, poi di muoversi da destra a sinistra
e di mettere le cinque dita sul podio e di sollevare la mano e di portarla ai propri occhi. E vide bene, alla presenza del popolo, che con lui fece festa, perché si erano manifestate vive forze divine. Era il periodo del nostro Augusto Antonino. Quindi già l'iscrizione ci consente una datazione ben chiara e menziona un miracolo, un signore che va, un certo Gaio, affetto da cecità, che va al tempio di Esculapio sull'isola Tiberina, dorme nel tempio e l'oracolo gli dice in sogno di andare sul sacro podio e compiere questo rito, poggiando una mano sull'altare, con l'altra mano di toccare gli occhi, facendo una rotazione sinistrorsa. Generalmente nel rito romano le rotazioni sono destrorse, invece qui c'è questa eccezionalità che riguarda la dimensione terapeutica. E quindi sia in Grecia che a Roma riscontriamo che molti dei riti terapeutici, anziché essere destrorsi, sono sinistrorsi. Qui c'è un'ulteriore logica che si fonda sulla questione strutturazione della realtà, destrutturazione, quindi destrutturare il male e quant'altro. Dunque, questo cieco miracolato, insomma, fa poi lasciare questa iscrizione di questa sanazione. E sono questi qui alcuni esempi. Perché c'è un tempio di Esculapio sull'isola Tiberina? Beh, noi dobbiamo considerare che gli antichi romani si trovarono ad affrontare un'importante epidemia e di fronte a questa epidemia consultarono i libri sibillini, i quali ordinarono di inviare dei messi presso il tempio di Esculapio in Grecia, presso il tempio di Asclepio ad Epidauro, e qui andare al tempio per avere la soluzione. I sacerdoti di Epidauro diedero un serpente ai romani e dissero: questo serpente vi seguirà dove lui andrà a risiedere, fate un tempio e il dio vincerà l'epidemia. Era il 291 avanti l'era volgare, così fecero i romani. Il serpente scese dalla nave e andò a posarsi sull'isola Tiberina, e lì costruirono il tempio e si vinse questa terribile peste che stava falciando l'intera città romana. Dunque, da quel momento Esculapio venne assunto come dio della salute per eccellenza, e qui fu costruito un importante tempio. E il culto di Esculapio venne visto come un culto di un dio salvatore, tanto che alla fine dell'impero, con l'affermazione totale del cristianesimo, ancora si utilizzava andare presso i templi di Esculapio, perché erano gli unici luoghi dove si potevano avere delle cure mediche serie ed importanti e dove continuavano ad avvenire dei miracoli. Questo metteva in crisi la propaganda cristiana, che diceva che il miracolo era tipico esclusivamente del cristianesimo. Per cui poi ci fu, verso la fine dell'impero e l'alto medioevo, la persecuzione proprio dei medici e dei sacerdoti esculapidei, i quali si dovettero forzatamente convertire al cristianesimo, e per cui poi tempo dopo, su quello che era il vecchio tempio di Esculapio, venne eretto l'ospedale, e ancora oggi abbiamo il Fate Bene Fratelli, che è la continuità di quell'ospedale terapeutico di epoca antica. Però la medicina dovette subire delle importanti mutazioni. Ad esempio, nel cristianesimo troneggiava l'ideale della sofferenza come forma di catarsi e purificazione. Dunque l'utilizzo degli antidolorifici fu abolito per secoli, cosa che invece era regolarmente utilizzata da parte dei sacerdoti medici e esculapidei. E questo con la giustificazione del fatto che la sofferenza serviva a purificarsi interiormente. E anche l'appellarsi agli ospedali fu un'attività sempre minore, perché appunto la malattia era vista come un'occasione di sofferenza, penitenza e purificazione dell'anima dell'individuo, per cui col cristianesimo tutta questa eccezionale scienza viene meno.
in un modo o nell'altro le persone importanti continuano a fare riferimento alla medicina, nonostante siano ufficialmente cristiani, e questo fa sì che questa scienza terapeutica continui a sopravvivere, anche se mano a mano nel tempo viene depauperata di tutta la sua spiritualità. Arriviamo nel Medioevo ad avere una perdita importante delle reali cognizioni terapeutiche degli antichi, per giungere ad una serie di superstizioni che si vanno a sovrapporre invece a delle azioni di coscienza medica incredibile che avevano gli antichi, dei quali abbiamo testimonianza da numerosi testi. Grazie Giuseppe. Io allora ti chiederei un ulteriore sforzo su questo punto. Io prima ho citato il Lourdes come esempio il più ricorrente nella contemporaneità di luogo dove ci si reca per ottenere guarigione, eccetera. Anche qui il cristianesimo si è sovrapposto a ciò che c'era prima. Sì, infatti Lourdes, verso la fine dell'Ottocento sono stati svolti degli scavi archeologici alla ricerca della chiesa paleocristiana, e invece è emerso un sito già di epoca preistorica e si è riscontrato che qui c'era la presenza di un santuario collegato ad una divinità delle acque, e che in epoca romana viene identificata proprio con una divinità gallo-romana delle acque, per cui c'è un oppidum che poi prende il nome di Oppidum Novum nell'itinerario antonino, e questo oppidum ha questo tempio importante che, come tantissimi templi terapeutici antichi, sorge in prossimità di acque. Molti templi terapeutici sorgevano, infatti il tempio dell'isola Tiberina sorge proprio in mezzo alle acque del fiume, per dire. Moltissimi templi terapeutici sorgevano in prossimità di sorgenti, molti in prossimità di sorgenti sulfure. Quindi l'utilizzo che noi abbiamo oggi di andare alle terme è un uso già antico, e anzi i sacerdoti antichi già erano specializzati su suggerire le quantità di acqua sulfurea che bisognasse bere in base al male di cui era afflitto il paziente che veniva in pellegrinaggio al santuario. Quindi anche qui notiamo una continuità con il mondo antico, dove c'erano dei templi terapeutici, poi si vengono a sostituire o ospedali cristiani oppure santuari cristiani che continuano a lavorare sull'importanza delle sanaziones. Però, ecco, i sacerdoti sono costretti a mutare la loro forma di azione nei riguardi della popolazione. Chiaramente poi il santuario di Lourdes rinasce molto più tardi, ma va a nascere proprio su quello che era un tempio precedente, dove c'era una divinità terapeutica che sanava dalle malattie. E le grandi vasche rinvenute durante gli scavi lo testimoniano insieme ad altri reperti. Allora, questa riflessione sulle acque ci introduce a quello che poi, dopo questa premessa, è un po' il tema principale della puntata di oggi, cioè quello delle divinità terapeutiche classiche. Come detto, dividiamo l'analisi in due e partiamo da quelle maggiori. Io ne avevo elencate tre, che sono Apollo, Venere e Minerva. Credo che ognuna poi meriterà un'analisi ovviamente dettagliata. Poi ci dedicheremo in un secondo momento a quelle minori. Quindi magari iniziamo, ecco, questo viaggio, non so, magari potremmo iniziarlo proprio con Apollo, se sei d'accordo. Sì, noi abbiamo già trattato un po' il tema di Esculapio nelle puntate precedenti, e abbiamo sottolineato che oltre alla serie di divinità dedicate all'ambito terapeutico, poi ogni divinità aveva un suo ambito nel quale ricadeva un ulteriore fattore terapeutico. Quindi, ad esempio, Apollo è il dio, come dire, è il dio
della medicina, infatti nel giuramento di Ippocrate è menzionato come Apollo medico, ma anche Minerva è medica, e il dio Apollo è definito Soter, salvatore, e un dio che infatti salva dalle malattie. Nel mito leggiamo che Apollo contro i suoi nemici scatena delle epidemie come atto punitivo, ma allo stesso tempo è anche divinità risanatrice di epidemie, quindi popolazioni che si trovano affette da epidemie chiedono eventualmente aiuto anche ad Apollo per poter vincere l'epidemia. Questo dio medico cosa fa? Genera una divinità medica che è Esculapio, insieme ad una donna, Coronide, e nasce quindi questo eroe, questo semidio eroe, che però Diana Artemide uccide Coronide mentre è incinta. Apollo interviene, tira fuori il figlio dalla madre in tempo e lo affida al centauro Chirone. Il centauro Chirone lo alleva e parlavamo l'altra volta della qualità dell'Ippocrate, colui che ha il potere sulla forza del cavallo. Parlavamo della questione che presso il tempio di Asclepio ed Epidauro vediamo nel timpano delle amazzonomachie e delle centauromachie. Ci sarebbe da chiedersi che cosa hanno a che fare con queste lotte di civiltà con un tempio terapeutico. Ovviamente il simbolo sta nel fatto che il centauro e l'amazzone rappresentano l'individuo maschio e l'individuo femmina che rifiutano la propria natura interiore e quindi non sono umani, ma sono per metà umani e per metà animali. E la lotta della civiltà è la lotta tra chi ha raggiunto la spiritualità, e quindi quello è considerato civile nel mondo greco, e chi invece è rimasto in una dimensione per metà animalesca. Nonostante ciò, è un centauro, un individuo mezzo animale e mezzo umano che educa Esculapio alla sapienza su come controllare queste derive animalesche che generano la malattia nell'individuo. Per cui poi l'Ippocrate è un individuo che ottiene questo potere di controllo di queste forze e quindi in automatico diviene medico perché riesce a sanare gli squilibri e far sì che venga vinta la malattia. Esculapio cresce e compie numerosi miracoli di sanationes, motivo per il quale subito acquisisce tra gli esseri umani l'appellativo, anche lui come suo padre, di Soter, di Salvatore. E quando si giunge alla lotta tra cristianesimo e paganesimo verso la fine dell'antichità, proprio i pagani continuano a sostenere che il vero Salvatore sia Esculapio e non il Cristo, che bisogna mantenersi sul culto esculapideo per vincere il male che si manifesta per mezzo delle malattie. E purtroppo non hanno la meglio, non hanno la meglio, perdono e vengono, diciamo un po' così, eliminati dalla scena pubblica. Nonostante ciò rimangono delle sopravvivenze in quello che è il noto filone ermetico, e infatti grazie al filone ermetico, in particolar modo quello di stampo napoletano, che come abbiamo già detto in altre trasmissioni proviene dai sacerdoti fuggiti dal Tempio di Serapide dopo la famosa distruzione, quindi la fuga di Olimpio e gli altri sacerdoti a Napoli, e i vari sacerdoti si raccolgono presso Olimpio e nascono gli ordini egizi, l'ordine egizio, l'ordine ermetico, e con queste strutture nei secoli si trasmettono molte pratiche. E arriviamo agli inizi del Novecento, che quando riemerge la scuola ermetica napoletana è straricca di riti terapeutici, perché provengono da lì, provengono da questa continuità con il Serapeo e con i vari sacerdoti d'Italia che si riuniscono. E chiaramente il culto di Esculapio rimane quello base, anche perché in un certo qual modo tutti hanno bisogno di un medico. Qualcuno diceva: non credo che la gente rinunciasse agli antidolorifici, potevano farlo solo i fanatici. E infatti, chi conosceva le tecniche, ancora a livello popolare, per esempio,
quando io ero bambino, ricordo a Crotone, la gente si faceva da sola la papogna, prendeva il papavero ed estraeva degli antidolorifici, anche in pratica oppio, con i quali addirittura in piccoli dosaggi li utilizzavano per calmare i bambini quando erano nervosi, che gridavano e altro. Ed era una pratica popolare, ma non erano pratiche ufficiali perché erano vietate. Cioè, nel 2010 ancora al polo universitario più importante della Calabria, che è quello di Catanzaro, dove c'è un ospedale immenso, ebbene, c'erano convegni sull'etica del dolore, perché proprio il cristianesimo ha trasformato la morale del dolore in un concetto etico, che non è così, è una falsità. Etico è un valore eterno, il dolore non è un valore eterno, il bene è un valore eterno che si deve contrapporre al valore del dolore. Invece il cristianesimo utilizza questo valore morale del dolore, utilizzato come forma di purificazione interiore, lo impone. Lo impone, ci sono i roghi nel Medioevo, che chi non si convertiva al cristianesimo veniva bruciato, veniva torturato, veniva massacrato. Noi abbiamo Schitopolis in Siria, il primo campo di concentramento nella storia, che viene fatto dai cristiani per perseguitare e uccidere quelli che non si volevano convertire, torturavano fino alla morte. E quindi la gente si vede costretta, ci sono stati tutti i vari decreti da Teodosio in poi sono continuati anche con gli altri imperatori, pure insomma a posteriori, da Teodosio II e quant'altro. Bene, c'è un libro pubblicato da Vlastis Rassias che menziona tutta questa serie di persecuzioni contro i templi antichi e quelle che furono le varie leggi emanate dagli imperatori, che noi abbiamo ancora nelle fonti letterarie, quindi non è che sono cose inventati, i codici sono sopravvissuti e sono arrivati fino all'epoca contemporanea. Qui la questione poi è che ancora nel 2010 si facevano convegni dove si parlava sul quando dare l'antidolorifico come la morfina e fin quando la persona invece deve sentire il dolore. Cioè, nel 2010, non so se ci rendiamo conto, noi ancora non siamo totalmente liberi dalla morale cristiana, anche perché la maggior parte degli ospedali sono di proprietà della Chiesa. In ogni ospedale, all'interno dell'ospedale, ci sono le suore. E questo implica, no, che c'è un dominio culturale sulla medicina da parte della cultura cattolica, non è che lo possiamo negare. E questo ha fatto sì che la medicina cambiasse come concetto. Il recupero degli antidolorifici incomincia grazie all'illuminismo, che con il deismo comincia a creare una prima contrapposizione intellettuale nei riguardi del cristianesimo, quindi, perché l'importante era non essere atei nel 1700, e uno diceva: no, io non sono ateo, credo in Dio, ma non credo che si intrometta negli affari umani. E questo consente ai filosofi illuministi di poter continuare a parlare, evitando roghi e persecuzioni, perché l'ateismo era perseguitato, era anche punibile con la morte, non si poteva essere atei in quell'epoca. E grazie al deismo, questa creazione degli illuministi, comincia a riemergere la conoscenza, che era rimasta nascosta, degli antidolorifici. E quindi purtroppo ci sono stati. Qui poi il discorso, appunto, le varie divinità, come dicevamo, Minerva è una dea della saggezza, è una dea che riguarda, no, proprio la dimensione, quando diventa Minerva medica, la dimensione della sapienza medica, quindi conoscere il corpo, conoscere la fisiologia, conoscere tutta la combinazione biologica. Certo, le cognizioni antiche sono parecchio diverse da quelle moderne, ma non tanto lontane, anche perché tuttora nella medicina noi utilizziamo un'infinità di termini che provengono dalla medicina esculapidea. E quindi quando noi diciamo, per esempio, una leucorrea, una perdita bianca, è un termine greco. Perché utilizziamo un termine greco? Perché l'hanno individuato i medici greci per primi, no? Ecco, quando parliamo di diagnosi, è un termine greco, perché
sono i medici greci che per primi individuano che bisogna fare la diagnosi per raggiungere poi la conclusione della malattia che l'individuo ha e poter proporre la terapia. Se non c'è l'anamnesi, non si arriva alla diagnosi e non ci può essere la terapia. E individuare poi i vari sintomi, anche questo, altra parola greca, aiuta a poter elaborare la diagnosi. Tutto il meccanismo sul metodo è ancora quello della Grecia antica, anche se oggigiorno lo si sta perdendo a favore dell'intelligenza artificiale. Quindi voi andate dal medico, il medico segna sul computer quelli che sono i vostri sintomi, alcuni non toccano più. Mica che sanno se vi fa male la gamba, toccando la gamba per capire se vi fa male veramente o se siete fissati voi. Direttamente scrivono, ha dolore alla gamba, sente questo, sente quello, e il programmino al computer gli dice, c'ha questa cosa, dagli questa medicina. Punto. E, per cui il medico moderno vogliono far sì che non ragioni più, proponendogli uno strumento che apparentemente velocizza e quindi consente di poter trattare più pazienti in minor tempo ed essere d'aiuto a più persone. Però il lato negativo qual è? Che il medico perde il rapporto diretto con l'individuo, con il suo corpo, e quindi non è più come il medico esculapideo che invece studiava tutto il cosmo del corpo umano per individuare l'origine del male e capire che cos'era veramente. E qui poi appunto, sopravvenendo il cristianesimo, tantissime cose sono mutate, e noi avevamo il parto cesareo in epoca antica, e nel Medioevo si perde, non si sapevano più fare. Gli strumenti chirurgici dell'epoca antica la maggior parte non vengono più utilizzati, ma perché è la stessa, cioè addirittura una donna se partoriva c'erano nazioni, regioni dove proprio la coprivano completamente, che non andava guardato l'apparato genitale, se no era peccato. E si arriva a delle degenerazioni folli che in automatico non consentono alla medicina di mantenere gli alti livelli standard che aveva raggiunto, ma li perde. E invece in questi alti standard gli antichi si accorgono che esistono delle dimensioni che loro riferiscono alle diverse divinità. Cioè, noi oggi parliamo di malattie venere, e gli antichi pure dicevano perché presiede Venere, ma sono malattie che sono connesse per esempio alla trasmissione sessuale. La divinità della sessualità dell'Eros era Venere, e quindi noi conosciamo tutta una serie di malattie già dal mondo antico. Ma il tetano, per esempio, la descrizione di come riconoscerlo, di come individuarlo, è ricchissima nei testi dei medici antichi, conoscevano tantissimo. E dunque, se Venere presiedeva alle malattie venere, si pensava che potesse anche essere risolutrice di quelle malattie. E per cui, magari nei templi di Venere, c'erano, diciamo così, degli specializzati, dei medici specializzati alle malattie venere. Come oggi c'è il ginecologo, magari che se ne occupa, all'epoca ci stavano dei, diciamo così, dei ginecologi anche nei templi di Venere. Quindi c'era la possibilità di avere, in base alla divinità, anche un riferimento terapeutico. Questa cosa fa sì che, ad esempio, si credeva che ogni organo avesse una sua divinità di riferimento. Allora i reni, per dire, erano sacri Minerva, e si pregava Minerva per la guarigione dei reni. Tanto che, ad esempio, i calcoli renali non potevano essere curati da un medico esculapideo, ma il medico giurava nel suo giuramento di Ippocrate di mandare il paziente affetto del male della pietra presso quelli specializzati. Quindi doveva andare presso un tempio di Minerva medica, no? C'è il famoso calculus Minerve, che non è solo la pietra che sancisce se chi ha ragione in una diatriba dove cinque persone pensano uguale, cinque persone pensano l'opposto,
quindi poi c'è quella pietra che stabilisce chi vince delle due posizioni in un giudizio, no? Il famoso calculus Minerve. Presso Minerva, appunto, ogni pietra era sacra Minerva, e quindi il male delle pietre si curava presso i templi di Minerva Medica. E questo quindi poi creava un'ulteriore cognizione di Minerva, cui erano sacre le pietre e anche quelle preziose. E si arriva quindi ad una serie di cognizioni. Un uomo che studiava le gemme preziose, ad esempio, per quanto fosse una qualsiasi scienza naturale che oggi si studiano, insomma, nella chimica, no? Voi prendete una laurea in scienze naturali e studiate le gemme, le pietre preziose, come si formano, come sono composte. Ebbene, gli antichi lo studiavano nei templi di Minerva, per dire. Quindi poi i templi erano dei luoghi dove si serbava una sapienza specializzata, e ad ogni divinità si davano una serie di campi, di ambiti che avevano, secondo le logiche della forma mentis antica, avevano dei concetti, dei legami. E così quindi poi per l'ampio mondo delle malattie, perché chiaramente noi tantissime malattie le abbiamo fatte scomparire grazie alla medicina moderna. Nel modo antico erano conosciute e si sapeva che erano tantissime. Per non perdere memoria, poi, perché magari arrivava una malattia, la si vinceva e il rischio era di perdere memoria, e quindi quando ritornava non la si sapeva curare. Per non perdere memoria di quanto conosciuto, veniva distribuito un sapere specializzato. Quindi quello che oggi sono, per dire, le specializzazioni mediche, potenzialmente già esistevano nel mondo antico, in base proprio a questa idea che differiva la specializzazione non sull'organo ma sulla divinità. Quindi, appunto, c'era quello specializzato sulle malattie venere, e diciamo così, c'era quello specializzato sulle malattie gioviane, quindi l'esperto del fegato e degli umori, perché poi c'è l'idea nella medicina ippocratica che abbiamo degli umori dentro di noi che vengono a secernersi nel nostro corpo, e in base al predominio di un umore o di un altro muta il nostro carattere, muta il nostro equilibrio, e c'è anche l'avvento di una malattia piuttosto che di un'altra. Qualcuno chiede: esisteva una farmacologia? Sì, esisteva, e praticamente la funzione di molte divinità femminili era connessa ai farmaci. Per esempio, queste divinità connesse ai farmaci fanno anche intuire che il medico maschio, che generalmente era quasi sempre un maschio, si occupava di visitare e di dare la terapia, mentre la donna si occupava della farmaceutica. Infatti, una volta, diciamo così, eliminati i sacerdoti di Esculapio, a parte quelli che si convertirono quindi poi al cristianesimo, la maggior parte delle farmaciste rimasero le donne, che però poi venivano accusate di essere streghe. Ma perché la donna nel Medioevo, che viene accusata di essere streghe, che si occupa di culti antichi, è esperta di medicine, di erbe medicinali e quant'altro? È proprio perché era una funzione che in questi culti esculapidei si affidava alle donne. Quindi gli uomini si occupavano magari di operare, di gestire i bisturi, le cose eccetera, le donne della farmaceutica. Perché questo? Perché siccome magari la donna aveva i bambini, a correre ad operare d'urgenza un individuo le risultava più difficile, doveva lasciare il bambino a qualcuno. Mentre invece, anche se era in casa che doveva guardare i bambini, recuperare le piantine dall'orto per elaborare i rimedi terapeutici era, secondo gli antichi, più facile per lei, e la impegnava di meno rispetto a dover accorrere d'improvviso in questi aditon, che erano delle vere e proprie sale operatorie, e dover insomma intervenire su un malato grave. E quindi per questo motivo c'è una sorta di distinzione dei ruoli, che però non è netta, cioè potenzialmente si poteva
avere anche un medico donna. Il problema poi del mondo antico è che noi abbiamo una perdita di tantissimi materiali che vengono scientificamente distrutti, quindi un'ampia serie di informazioni scompaiono, ad esempio tutte le filosofe donne vengono cercate una per una e tutti i testi distrutti, bruciati. E bruciare i testi, guardate che da quando si afferma Costantino in poi è purtroppo un uso tipico del cristianesimo. Pensiamo ai testi di Celso e di Porfirio che mettevano in discussione il cristianesimo e subito venne ordinato di bruciarli. E così mano a mano fu anche, siccome il cristianesimo sosteneva che la donna non doveva parlare in pubblico e quant'altro, e ci sono dei passi di Paolo di Tarso in merito, no? Venne dato ordine di bruciare qualsiasi testo che menzionasse di opere di donne, di filosofia di donne o di grandi donne, quindi cercavano di far cancellare a favore di, invece di loro donne che si davano passivamente in maniera totale in dedizione al cristianesimo, che si andavano a chiudere magari in clausura. E questa doveva essere la nuova visione della donna che creò chiaramente dei problemi seri. Tra le divinità dunque principali noi abbiamo Esculapio, che abbiamo trattato in una puntata tutta sua, oltre ad Apollo e altre divinità. Ercole è anche una divinità che viene considerata terapeutica per tanti aspetti specifici, ma voi potete trovare anche in un tempio di Giunone delle offerte votive di mani, di organi, perché andavano i devoti per farsi curare da Giunone in quell'organo che era di competenza della dea lunare, e così via dicendo. Poi ci sono delle divinità minori, appunto Macaone, Podalirio, che vengono menzionati anche nell'Odissea, sono dei figli di Esculapio. E poi c'è Acheso, c'è Panachea. Panachea è proprio la dea della farmaceutica, colei che crea la panacea, la cura contro tutti i mali. E quindi diciamo che proprio il modello della famiglia di Medici era che l'uomo era come l'Esculapio, quindi curava il malato in maniera anche nella sala operatoria e quant'altro. La donna era un po' come panacea, come Panachea, cioè tirava fuori la cura per ogni male. Era la farmacista della famiglia. Quindi questa combinazione poi faceva sì che queste famiglie di medici antichi che studiavano presso i templi esculapidei erano esperti dei medicinali, erano esperti delle malattie, erano esperti degli interventi e di quant'altro. E poi sono numerosissime le attestazioni di riti finalizzati alla guarigione degli individui. La cosa incredibile è che i templi antichi sono strapieni di doni votivi di persone guarite. Questo è un aspetto, insomma, da non tenere sottotono. Ecco. Allora, grazie Giuseppe per questa carrellata fra divinità maggiori e divinità cosiddette minori. Quello che ci hai raccontato stasera, come immaginavamo, ha attirato un po' di domande del nostro pubblico. Allora, io inizierei dalla pagina Facebook. C'era una domanda che ti aveva posto Alfredo, quindi molto specifica. Lui ti chiede: Giuseppe, hai parlato della pratica del taglio chirurgico della sciatica. Tale pratica era accompagnata anche da un rituale? Ti faccio questa domanda perché nella ricerca che sto svolgendo nell'entroterra siciliano ho documentato un rituale per la guarigione della sciatica che prevede la recita di uno scongiuro seguito da un gesto con il taglio immaginario della parte dolorante. Sì, sì, anche in Grecia era così. E infatti è curioso che appunto in Sicilia e in Calabria, zone insomma dell'antica Magna Grecia, ci sono riti popolari simili, per cui è proprio così, perché poi all'atto fisico il sacerdote esculapideo teneva sempre un atto metafisico, c'era questa sincronia rispetto all'epoca contemporanea. Ecco qui, allora, sempre sulla pagina Facebook,
si era stato posto sottoposto un commento, una riflessione di Lucrezia, che proprio sulla questione degli antidolorifici rileva come anche oggi a molte madri che vogliono l'epidurale viene fatto ostracismo, gli viene detto che le madri devono soffrire durante il parto, se no non sono vere madri. Ecco, anche questo è una eco di quanto avevamo detto in precedenza, insomma. Sì, anche se poi qui c'è un discorso ancora più complesso, perché ad esempio mia moglie ha fatto due parti in casa con delle ostetriche molto brave, dove diciamo i principi fondamentali di queste ostetriche appartengono proprio alla medicina antica, per cui la donna viene messa in delle condizioni di rilassamento, di serenità, le luci vengono tenute soffuse perché la luce, tu vai in ospedale, ti piazzano le luci in faccia e quindi i recettori nervosi sentono più facilmente il dolore, no? Invece in questo modo, riducendo le luci al minimo, per queste ostetriche per esempio facevano dei massaggi, davano dei rimedi omeopatici che quindi non erano dannosi sul bambino, mi ricordo benissimo arnica, montana, queste robe qui per cercare insomma di far sì che la cosa, certo, purtroppo alcuni dicono c'era un vecchio detto, il parto sta alla donna come la guerra sta all'uomo, per dire che nella vita ci troviamo di fronte a volte di fronte a delle cose dure dalle quali non possiamo scappare, no? Però ecco, sicuramente il sistema di parto antico cercava di tenere il minor dolore possibile, cercando di non dare danno al bambino. Su questo avevano proprio una serie di riti, c'erano divinità specifiche, Ilizia, che poi viene assorbita alla Era e quindi alla Giunone Lucina, si facevano delle evocazioni affinché la donna avesse il minor dolore possibile e affinché il parto fosse facile. E ricordo io la nostra figlia femmina, da quando abbiamo fatto un'evocazione il parto è stato abbastanza accelerato, per quanto insomma una donna purtroppo nel parto certi dolori non si può evitare, anche penso facendo l'epidurale, poi non è partorito, quindi non so. Sicuramente la questione di studiare, ecco, una forma di parto pacifica nella società moderna manca totalmente, diventa troppo meccanizzato e diventa anche troppo alterato. Per esempio, è normale che a un certo momento ci sia una pausa e si vadano a fermare le contrazioni, perché secondo la logica antica il corpo a un certo momento necessita di riposo, quando sente che non può sostenere qualcosa, no? E invece oggigiorno subito il medico, il ginecologo arriva e dice si sono fermate le contrazioni, dobbiamo fare il cesareo. Perché? Perché prende più soldi, o magari perché c'è fretta che deve fare 10 parti uno di fila all'altro, così ci guadagna di più nei rimborsi di fine mese. E invece nell'ottica antica il parto deve essere un qualcosa di molto rilassato che ha i suoi tempi che vanno rispettati. E nonostante ciò comunque erano riusciti a studiare di fronte alle difficoltà, perché non avevano i nostri fantastici strumenti come l'ecografia, che è veramente un'invenzione formidabile, e intuivano la posizione del bambino toccandoti il ventre, la pancia e altro, no? In questo erano sicuramente bravissimi, no? E all'occorrenza, quando necessario, facevano il cesareo, che a volte si aveva la madre salva, si usa dire che chi faceva il cesario la madre moriva sempre, ma la madre di Cesare, che è nato di cesario, è sopravvissuto. E quindi questo concetto è un falso, che viene imposto nel momento in cui proprio si vuole far credere che la medicina antica fosse più arretrata di quello medievale. Ma non è vero, è anche questo è tutto un fenomeno di propaganda, perché dire che fosse avanzata
significa ammettere perché a un certo momento ha dovuto fare dei passi indietro, e quindi significa mettere il cristianesimo di fronte alle sue responsabilità. E allora, per evitare questo, si costruisce questo mito di una, questo falso mito di una medicina antica arretratissima, ma così non è, ecco. E purtroppo il discorso dolore, legato pure ai figli, sono d'accordo, è una barbarie imposta. Infatti nella mia famiglia abbiamo scelto, poi chi fa la parte tosta è la madre, però abbiamo scelto il parto in casa con tutte le condizioni di sicurezza già previste, perché chiaramente oggi abbiamo l'ecografo, uno fa 3 giorni prima l'ecografia, sa se è tutto a posto, no? 2000 anni fa, questo, 100 anni fa questo non era possibile, anche 50, facevano l'ecografia e ti dicevano è maschio e poi nasce la femmina, cioè, ancora si era agli inizi, no? E invece con lo sviluppo poi di queste tecnologie, oggigiorno abbiamo la possibilità di poter integrare quella che poteva essere l'antica forma del parto, quindi possiamo già sapere da prima a chi conviene partorire in casa, a chi è bene che vada in ospedale, no? Poi queste sono scelte molto personali, chiaramente scegliere il tipo di percorso terapeutico, il percorso di nascita e parto devono appartenere a una persona. Giustamente, se una donna vuole una epidurale, perché dovergliela negare, no? E invece, come dici tu, c'è questa problematica di voler spingere per forza a vivere il dolore in ogni situazione, insomma. Allora, sempre da Facebook, in particolare sulla figura di Chirone, arriva una riflessione che ti sottopone Roberta, in particolare proprio rispetto a questa doppia valenza. Da un lato, come se chi volesse esercitare la scienza dovesse imparare prima a trasformare se stesso e avere così la capacità di guarire in primis, perché si è ontologicamente purificato e trasformato, e in secondo luogo imparare in prima persona cosa sia la sofferenza della propria natura bestiale. Allora, questo commento chi l'ha detto? Roberta, pagina Facebook. Ah, eccolo qui. Eh sì, perché poi vedi che Roberta fa sempre degli interventi di una certa profondità, no? E sono d'accordo su questa osservazione. È vero, infatti è qui che sta il nesso. Lui studia da Chirone, quindi Chirone è un centauro, però rispetto a tutti gli altri centauri ha trovato la sua scintilla sacra. Ma in quanto centauro sa quali sono i limiti dei centauri, e quindi così il medico ippocratico deve conoscere i limiti dell'essere umano, che lui da essere umano può scoprire e conoscere, per cercare di superarli e dopo che li ha superati in se stesso poterli fare superare agli altri. È lì che sta la vera scienza metafisica esculapidea. Allora, da Facebook a YouTube, così ci alterniamo un attimo, poi torniamo sulla pagina Facebook di Pietas. Su YouTube ci sono 2 interventi che il professor Stirati, come sempre generosamente, ci sottopone. Il primo, lui scrive: la prestigiosa scuola medica salernitana nei primi secoli medievali riconosce esplicitamente di essere debitrice dalla terapeutica greco-romana, e lo stesso vale per Paracelso. Ecco qui. È vero. È vero, purtroppo sono delle mosche bianche nel Medioevo, queste qui, no? Abbiamo queste mosche bianche, e sempre la campagna è il punto di salvaguardia di un certo tipo di cultura antica. Poi proprio è stata la nostra, che posso dire, la nostra terra di recupero, di ritrovo. È la terra che è riuscita ad accogliere tutti questi sacerdoti fuggiaschi e dove molte scienze si sono preservate. E infatti Federico II, quando arriva a Napoli, tutte queste elite culturali, una buona parte se ne porta pure a Palermo, perché poi sposta la capitale a Palermo, ma si porta molte persone dell'elite napoletana, di quella culturale. Seconda domanda, se ricordo bene, si tramanda che Apollonio di Tiana, oltre a sorprendenti guarigioni,
riuscì a resuscitare anche una persona dichiarata morta. Si dice anche questo, sì, infatti poi c'è la questione della sovrapposizione, no? Che poi dicono che molte cose attribuite ad Apollonio poi sono attribuite anche al Cristo e viceversa. Ma Apollonio era un terapeuta che aveva studiato la scienza apollinea, quindi proprio parte dall'Apollo medico, parte da più in alto, e che fa il giro di tantissimi santuari, tantissimi templi, per diffondere proprio la visione del culto apollinio, e compie miracoli eccezionali in giro per il Mediterraneo, a dimostrazione proprio del fatto che il miracolo non è qualcosa di esclusivamente cristiano, ma appartiene a tutte le religioni. Semmai è da approfondire la logica, perché si generano i miracoli, perché è una collettività. Buddha stesso, vissuto 5 secoli prima del Cristo, che cosa dice? Se tanti individui si mettono a pregare di fronte a un cespuglio, alla fine il cespuglio farà i miracoli. E quindi l'importanza della condizione del mentale, del magnete che sprigiona l'individuo, e da qui l'importanza dei sacerdoti scolopidei, che dovevano seguire dei regimi di astensioni, di digiuni, regimi rituali, astinenze sessuali in occasione di determinati riti, proprio per coltivare un distacco e un magnete sano che li aiutasse nell'evocazione del Dio terapeuta, perché laddove non riusciva ad arrivare il medico terapeuta, evocava le divinità affinché intervenissero loro. Sempre da YouTube, una domanda secca che ti pone Silvanus: ma la questione degli dei associati agli organi non era parte della disciplina della melotesia? Ma la questione degli dei associati agli organi emerge nel mondo antico già in autori molto lontani nel tempo, e quindi quelli che sono i commenti ma pure in Platone in alcuni passaggi emerge questa idea, e per di più appunto nel momento in cui andiamo a tirar fuori, analizzare determinati riti antichi del mondo greco-romano, troviamo per esempio organi specifici presso il tempio di quella divinità X, l'altro organo presso il tempio della divinità Y. Ma questa cosa ritorna anche in Mesopotamia, secoli prima dell'esistenza di Roma, parliamo di secondo millennio avanti Cristo, e anche in Egitto. Quindi è proprio qualcosa che appartiene ad una presa di consapevolezza da parte dell'essere umano, o comunque a un certo momento nascono dei riti specifici che vanno a far sì che diverse divinità si occupino di diversi organi, e quindi c'era la divinità che curava le mani, e voi andate in Mesopotamia e trovate il tempio con tutte le mani e le tavolette d'argilla con l'iscrizione di quelli che ringraziano di essere guariti alla mano. Poi andate in Egitto e trovate il tempio con tutti i piedi, con quelli che ringraziano di essere stati guariti dal dio Khonsu al piede, e così via. Per cui è qualcosa che appartiene a delle visioni antichissime, e che mano a mano, chiaramente, poi quando arriviamo in epoca greco-romana, arriviamo in un'eredità millenaria di tutti i popoli che sono esistiti prima. E fondamentalmente Roma e la Grecia sono continuatori, e quindi determinate discipline ci sono, ma ci sono perché continuano da prima, sono già preesistenti a questi popoli che noi studiamo. Allora, torniamo sulla pagina Facebook, perché ti aveva posto una domanda molto interessante Flavius, che ti chiede: esiste un nesso di continuità tra l'antica terapeutica ellenica e la medicina di Avicenna e dell'ambito islamico? Allora, qui sicuramente qualcosa c'è, perché Avicenna, che è il primo vero neoplatonico dell'epoca, insomma,
da quando viene riscoperto Platone, no? Perché noi è grazie agli arabi che riscopriamo molti testi di Platone e di Aristotele che erano andati perduti. E Avicenna abbraccia tantissimo il neoplatonismo, per cui riprende molto, arricchito della cultura magica araba. Quindi la medicina di Avicenna è interessantissima, perché vediamo questo matrimonio tra alcuni concetti della terapeutica greco-romana, ellenistica direi, perché lui scopre determinati testi quando gli arabi occupano l'Egitto, trovano biblioteche antiche, trovano testi, e quindi prevalentemente materiale di epoca ellenistica. È proprio il ritorno di un ellenismo che tutto ad un tratto si sposa con la cultura araba. Tuttavia questo consente un ritorno al platonismo da parte nostra, che significa mettere in secondo piano Aristotele, perché Platone era stato nascosto per una nuova visione aristotelica che si riteneva più confacente alla visione cristiana. Ma invece col ritorno del platonismo emerge tutto il valore esoterico che dà Platone del mito, e allora anche l'interesse del mito ritorna più vivo rispetto a prima, dopo secoli proprio di fermo. E anche qui poi la grandezza degli dèi: nonostante le persecuzioni, i loro miti sono sopravvissuti. Vorrei un attimo sottolineare una cosa. Stefano Mantovani, al quale mandiamo i migliori auguri di pronta guarigione, che sta affrontando una bruttissima malattia, però sta facendo la chemioterapia e dice si aiuta con la foto a fianco di Esculapio. Bene, ad esempio, nei riti terapeutici della scuola esculapidea, che ancora oggi pratichiamo, no? Si dice che la divinità evocata condurrà il fedele da un buon medico, il medico che sarà illuminato dal Dio e sarà in grado di guarirlo. Quindi che cosa significa questo? Che la terapeutica esculapidea non dissocia l'intervento del Dio dall'intervento medico, ma anzi lo considera associato, quasi che senza medici non potrebbe esistere l'intervento del Dio. Quindi la necessità assoluta di avere una classe medica, possiamo riconoscere o non riconoscere valida, perché uno può dire ma questi sono più materialisti rispetto a prima o altro, però nel momento in cui il medico esiste può essere illuminato dalla divinità. È comunque un medico che ha studiato il corpo umano, ha studiato la fisiologia, ha studiato le malattie, e un'illuminazione gli viene molto più facilmente rispetto ad un individuo che certe cose non le ha studiate. Per cui fin quando c'è l'intervento, diciamo così, di entrambi gli elementi, quello divino e quello medico-fisico, nel culto esculapideo si ritiene che la cosa funziona. Chiaramente poi noi vediamo che andiamo da due medici diversi che ci propongono due terapie totalmente differenti. Anche qui, per esempio, nel culto esculapideo esistono delle dinamiche che si fanno dei riti affinché il Dio in sogno suggerisca quale dei due medici è quello più adeguato per risolvere il proprio problema. È un mondo interessantissimo, che sono i riti che facevano gli antichi di fronte a queste problematiche, quali le malattie. Allora, Giuseppe, intanto permetti anche a me di aggiungermi all'augurio di guarigione a Stefano Guzzon, che ringrazio per il suo intervento. Dalla pagina Facebook c'è un'ultima domanda che ti pone Lucrezia rispetto a quello che avevi detto poco fa. Lei ti chiede quali erano i criteri con i quali gli organi venivano posti sotto un dio o una divinità rispetto a un'altra. Sono ampi, hanno tutto c'è tutta una scienza su questo. Potremmo riassumere così: per esempio, il cervello ci consente di conoscere la materia, no? Perché i cinque sensi sono tutti gestiti dal cervello. L'udito, la vista, il tatto, tutto arriva al cervello. È il cervello che codifica e interpreta il senso. Quindi noi conosciamo il mondo materiale tramite il cervello.
il mondo materiale è considerato il Saturno e quindi il cervello è considerato un organo sotto il dominio saturnio. Il fegato, per esempio, è quello che distribuisce, noi mangiamo, lo stomaco smonta, separa, queste molecole vengono inviate al fegato, il fegato le ricompone e li manda nel sangue. Quindi il distribuire, Giove è colui il quale distribuisce, quindi il fegato era considerato sacro a Giove. E sono in base, diciamo, alle funzioni analogiche si individuava l'ambito considerato specifico di una divinità. Allora, sperando di non aver tralasciato nulla, allora no, c'è un'altra domanda su YouTube, te la pone Emanuele. È una domanda particolare perché lui dice: Giuseppe, per i non gentili, utilizzare la marijuana per scopi terapeutici può essere vista come una pratica da evitare al di là degli aspetti legali? Giuseppe, nel senso, per i non gentili, forse voleva chiedere Emanuele per i gentili. Credo che sia una domanda rivolta ai gentili. Ma guarda, la questione terapeutica è sempre in base al medico, nel senso, se c'è un medico al quale fai riferimento che ti suggerisce di utilizzare della marijuana come antidolorifico, va bene. Ci sono medici che magari la suggeriscono, tu ne conosci uno che dice sì, per te va bene, come ti potrebbe dire no, guarda, per te non va bene perché sei uno che usa troppo vino, lo dice pure il cognome, no? E allora, perché lui si chiama Dioniso, e allora lì, se il medico ti dice no, per te non va bene, però se ti capita un medico che te lo dice, il problema dove sta? Sai, il problema dell'utilizzo delle droghe è una cosa nell'epoca contemporanea, e questo non riguarda i gentili come problema. Per i gentili il problema è sempre il come, mai il cosa. Per i cristiani il problema è il cosa, e non hanno come, perché non viene dato loro l'indicazione del modo, no? Mentre invece nel paganesimo tu vai al tempio di Apollo a Delfi e ci sono due iscrizioni sul timpano. Da un lato dice gnosis auton, conosci te stesso, dall'altro ti dice tutto con misura. Quindi tu, il problema non è se bevi il vino, e allora dice beve il vino, allora è vizioso. No, il problema è come lo bevi. Se lo bevi con moderazione, se abusi una volta l'anno quando sono i Saturnali, semel in anno in savire licet, è lecito, no? E, diciamo, non c'è nessuna violazione morale, neppure etica. È il come che segna il costume, non il cosa. E quindi dici, ma a livello terapeutico un medico mi ha suggerito la marijuana, va bene, però è come per dire i barbiturici, no? E tu li utilizzi, ma li devi sempre utilizzare con equilibrio, se no fai del male a te stesso. E qualsiasi farmaco in greco significa veleno, qualsiasi farmaco è sempre un veleno, come dice Paracelso, è il dosaggio che fa del farmaco la medicina. E quindi diventa terapeutico nel momento in cui il dosaggio è quello corretto. Se il dosaggio è scorretto, che è troppo basso o troppo alto, l'effetto terapeutico non c'è. Allora, pagina Facebook, c'è Mick Puccioni che ti pone una domanda che è particolarmente interessante e si lega al tema del dolore. E in particolare lui ti dice, pone un'osservazione su questo: sappiamo che l'esercizio fisico, rilasciando endorfine, innalza la soglia di sopportazione del dolore. Il cristianesimo insegna a mortificare il corpo in virtù dello spirito. Nell'antica Grecia invece si dava grande importanza alle discipline fisiche come via di accrescimento spirituale. Da ciò viene da pensare che il dolore nella terapeutica antica non dovesse essere né sopportato cristianamente né evitato, ma che si dovesse imparare a scollegarlo, tra virgolette, dalla percezione cosciente, come insegnano tuttora molte discipline orientali e molte filosofie yoga. Confermi? Beh, chiaramente un conto è il, come dire, il dolore della fatica, che fondamentalmente non è un dolore, parliamoci chiaro.
un conto è il dolore di un male che viene, per esempio, una persona che ha una colica renale ha un dolore intenso, una persona che deve essere aperta con un bisturi chiaramente proverà un dolore, non sarà una cosa indolore, no? E la sopportazione del dolore dato dalla fatica è un conto, la sopportazione del dolore dato dalla malattia è un altro, perché sì, tu lo sopporti, perché insomma lo sopporti, però è chiaro che il medico, per curarti, per operare su di te e per essere sicuro di non farti svenire dal dolore, è bene che ti dia degli antidolorifici. Questo è il discorso. E è chiaro che poi il dolore è utile al medico come strumento per individuare il male che affligge l'individuo. È chiaro che se uno dice mi fa male l'osso, se uno non sentisse il dolore all'osso, il medico non può sospettare che magari si è fratturato, no? Invece grazie a quel dolore dice no, non riesco a posare la gamba, mi fa male, e riesce a capire il medico che ha studiato di che cosa si tratta, no? Quindi è sicuramente un campanello d'allarme che noi ci siamo creati, perché il corpo ce lo costruiamo noi con la nostra anima, è un campanello d'allarme che ci siamo creati perché è utile, no? E chiaramente poi la questione, diciamo così, etica del dolore, come la chiama il cristianesimo, una questione finalizzata proprio alla sofferenza, per godere della sofferenza. Invece un altro conto è la sopportazione per una questione di dovere, ma fondamentalmente l'uomo antico punta anche al piacere come finalità di vita, non al dolore, quindi è chiaro, da persone mature, adulte, sopportare un dolore sia fisico che psichico, ma allo stesso tempo è anche chiaro che l'obiettivo dell'individuo è quello di evitarsi il dolore, quindi di avere tutela di se stesso sia nel corpo che nella mente. Bene, allora, sperando di non aver tralasciato nessun intervento, perché questa sera sono stati davvero molti, arrivati a questo punto, Giuseppe, ti chiedo che ci consigli di leggere per approfondire i temi che abbiamo trattato stasera. Guardate, ho pensato un libro che tratta svariati temi, ed è Mitologia classica di Felice Ramorino. È un piccolo testo pubblicato dalla Hoepli, agilissimo come prezzo, 11 euro, parliamo di un testo di, insomma, oltre 290 pagine, che è un vero e proprio manuale di mitologia classica, con un'ampia serie di illustrazioni che aiutano anche la mente a individuare, insomma, le varie figure mitologiche, e che tratta con ordine tutte le divinità, perché proprio fa tutta la parte dedicata agli dèi, poi fa le divinità del cielo, le divinità del mare, le divinità degli inferi, le divinità della natura. È fatto molto bene. C'è anche un capitolo dedicato alle divinità della nascita e della salute, con un paragrafo dedicato ad Ilizia, un altro ad Asclepio. E poi c'è tutta una parte bellissima dedicata agli eroi, e quindi miti, Teseo, Minosse, ottimo come compendio e come riassunto. E poi, diciamo, è un libro in vecchio stile, che quindi giustamente trovate tutto il registro alfabetico dei nomi dei personaggi menzionati, quindi vale anche come piccolo dizionario per andare subito a cercare una divinità classica del quale si ha interesse, ma allo stesso tempo ha, diciamo, quella visione un po' che proviene dalla propaganda cristiana, che dice il mito è un'allegoria degli eventi della natura. Allora, che il mito sia un'allegoria l'abbiamo sempre detto, anzi, prima di noi lo diceva già Empedocle, quindi risaliamo ad epoche antichissime.
Il problema è capire allegoria di cosa, e quindi per gli antichi è allegoria delle forze della natura, non del semplice evento altrimenti inspiegabile, ma è anzi un'allegoria dell'evento nel suo aspetto metafisico, come avviene nella dimensione macrocosmica, ugualmente considerato avvenire nella dimensione microcosmica, per cui della nostra interiorità di individui. E, a parte, diciamo, la carenza di questo aspetto platonico, che Platone che dice nel mito c'è un valore esoterico, c'è un valore profondo, intrinseco, a prescindere dall'aspetto esteriore, no? Per quello che riguarda tutto l'aspetto esteriore del mito, sicuramente un manuale molto carino e utile. Mitologia classica di Felice Ramorino, o Epli editore. Bene. Allora, anche questa sera siamo arrivati alla fine della nostra puntata. A me non resta, come sempre, che ringraziare Giuseppe e ringraziare tutti voi per la vostra attenzione e partecipazione. Appuntamento a giovedì prossimo sulla pagina Facebook dell'Associazione Pietas e sul canale Pietas su YouTube. Ancora grazie e buona serata a tutti. Grazie a tutti, buonasera, ci vediamo giovedì prossimo. Grazie Leonardo.